Il generale Roberto Vannacci, 54 anni in servizio presso l'Istituto Geografico Militare di Firenze, è stato rimosso da questa sede dopo la bufera mediatica e le polemiche che ha suscitato la pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario. Un trasferimento messo in atto dal ministro della Difesa Crosetto. Molti giornali scrivono che è stata un'azione disciplinare, ma questo aspetto lo affronteremo nel corso del video. Il generale, in ogni modo, resta a Firenze per incarichi vari. Il militare ha detto che immaginava concretamente che il suo libro avrebbe scatenato tante polemiche, ma non a questi livelli, mentre per le decisioni che arrivano dalla catena gerarchica del suo trasferimento, preferisce non replicare e lo farà eventualmente nelle sedi opportune. Buonasera cari amici, avete appena potuto ascoltare la premessa in anteprima, era indispensabile farla per renderci conto un po' dell'argomento che stiamo trattando, che in questi ultimi giorni è stato molto mediaticamente diffuso. Proprio ieri, seguendo la trasmissione di Diritto e Rovescio, ho avuto modo anche di interessarmi di più sull'argomento. Ebbene, è un video molto veloce questo. Vi garantisco che l'abbigliamento che vedete non è una provocazione, ma è la maglietta che ho scelto di mettere oggi, ma vi garantisco che non è una provocazione per questo argomento e per il generale Roberto Vannacci. È una premessa doverosa. Quindi questo è l'argomento di tutta una polemica, una discussione, delle presunte offese che si sono sentite riguardo a questo libro scritto dall'autore generale Roberto Vannacci. Premetto che il sottoscritto ha fatto il militare nel lontano 91-92, anzi 92-93, e io sono anche figlio di militare. Mio padre è un ex sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, oggi è in pensione a 85 anni, e io ho fatto il carabiniere ausiliario nel 92-93. Un'altra epoca, sono passati 31 anni, proprio ieri sono passati 31 anni perché sono partito il 7 settembre del 92 e quindi, diciamo così, era una premessa che volevo fare, in quanto sono sempre stato a contatto con il mondo militare e su certe questioni sono anche abbastanza, diciamo tra virgolette, esperto, anche perché insomma mio padre è andato in pensione a 57 anni, c'è stato ben 40 anni nell'ambiente militare, quindi sono cresciuto anche in quest'ambito, diciamo, e questa era una premessa che volevo fare. Chiusa questa parentesi, andiamo nel discorso. Abbiamo questo, io ho anche degli appunti, perché questo è un video molto veloce che ho fatto, improvvisato, un pochettino messo su al momento, quindi consentitemi di avere qualche appunto sott'occhio. Il libro di Roberto Vannacci è un volume di 373 pagine, pubblicato il 10 agosto 2023. Il giorno prima del mio compleanno. E diciamo che in questo libro vengono trattati degli argomenti molto discussi, molto caldi in questo periodo, che è il tema dell'immigrazione, omosessualità, delle femministe, ambientalisti, tratta anche il fenomeno delle lobby, tratta anche della legittima difesa, poi vedremo, tutte cose che sappiamo benissimo, anche del furto delle case, delle occupazioni abusive, tutte queste cose qua, tutti argomenti caldissimi. E praticamente, come avete potuto sentire nell'anteprima, c'è stato un trasferimento. Però attenzione, proprio di questo volevo precisare: il trasferimento non significa azione disciplinare, perché l'azione disciplinare, per determinarsi un'azione disciplinare, ci vuole una contestazione scritta da presentare al militare, e il militare deve avere poi la possibilità di presentare una memoria difensiva e di mettere in atto tutta una procedura. Questo, che io sappia, non è stato ancora fatto, per cui il trasferimento, noi sappiamo benissimo che il militare è soggetto a trasferimento, specialmente nell'ambito del mondo degli ufficiali.
e qui stiamo parlando di un generale, molto diffusa, periodicamente ci sono degli avvicendamenti, dei trasferimenti, dei cambi di sede, è molto, si usa, è prassi, insomma. Ovviamente in questo caso anch'io credo che comunque sia un trasferimento di comodo, nel senso che a mio avviso non è stata ancora scritta una contestazione disciplinare, presentata una contestazione disciplinare, però visto che gli argomenti hanno suscitato una polemica, un gran polverone anche a livello mediatico, soprattutto a livello mediatico, sappiamo che nel mondo militare ci sono vari modi per far capire che non c'è consenso. In questo modo, con il trasferimento, secondo me si è voluto manifestare questo. Ovviamente lo stesso generale ieri in televisione ha detto non c'è nessuna azione disciplinare, è vero, è verissimo, lo sto dicendo anch'io, ma è un normale avvicendamento, è un trasferimento che ogni militare può avere. Questo è vero, ufficialmente non c'è nessuna contestazione disciplinare verso il generale Roberto Vannacci. Fatto sta che lui faceva parte del Istituto Geografico Militare di Firenze, un bel posto, una bella sede di servizio, e dopo questo libro è stato rimosso. Ed è tutt'oggi in attesa di incarico, insomma, non è molto bello. Per cui, secondo me, comunque, la contestazione, gli elementi di questo libro non sono ancora stati valutati correttamente dai suoi superiori, e quindi non c'era motivo ancora, non c'erano degli elementi motivanti per fare un'azione disciplinare, ma non è detto che a breve venga fatto. Io credo che potrebbe essere fatto questa cosa. Bisogna valutare bene il libro. Io devo essere sincero, io non ho letto questo libro, ve lo dico subito, e non ho neanche intenzione di comprarlo e di leggerlo. Questo video, tuttavia, lo faccio per una mia riflessione e opinione sulla situazione che si è creata, anche se non ho letto il libro, ma ho seguito bene le varie parti. E quindi io faccio un video sulla situazione che si è creata, e poi vi dico la mia anche su frasi che comunque sono state scritte nel libro, e vi valuterò anche un po', valuteremo un po' questa situazione. Allora, questo libro tratta argomenti molto caldi, e in una pagina c'è praticamente un commento sul mondo omosessuale, che praticamente recita così: cari omosessuali, normali non lo siete, fatevi una ragione. Poi tocca anche il mondo dell'immigrazione, delle persone che magari sono cittadini italiani per la legge, però che lui fa questo commento, e tocca anche il caso di una campionessa di pallavolo, una certa Paola Egonu. Non so se l'ho letto bene, sì, Paola Egonu, praticamente alla cittadinanza italiana, e lui scrive: è evidente che anche avendo la cittadinanza italiana, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità. Ecco, io dico, un militare, ma qualsiasi persona, ma in questo caso stiamo parlando di un militare, di un ufficiale del mondo militare, dell'esercito, mi sembra, è assolutamente libero. Ecco, qua dobbiamo entrare nel discorso, proprio nel pieno discorso del discorso, è libero di esprimere le proprie opinioni, può farlo liberamente, tuttavia i militari hanno comunque dei limiti. Ecco, uno dei tanti, io vi ho detto che ho fatto il militare, sono cambiate tante cose negli anni. Io vi ricordo che quando ho fatto il militare io 31 anni fa nell'arma dei carabinieri non erano ammesse le donne, vedete quante cose sono cambiate.
era obbligatorio fare il servizio militare, oggi non lo è più. C'era solo una possibilità per un giovane che non voleva fare il militare, era di dichiararsi obiettore di coscienza e fare un servizio civile, ma comunque doveva fare qualcosa. Era obbligatorio fare il servizio militare e chi non lo faceva incorreva nel reato di diserzione. Poteva andare, andava in corso a una condanna penale. Sono cambiate tante cose, però tuttavia il militare tutt'oggi ha delle limitazioni. Un militare non può fare sciopero, ad esempio, non può scioperare come tutti quanti i lavoratori. Questa è una delle tante cose. Ad esempio non può rivestire la carica di giudice popolare, me ne viene una così, ve la dico. Non può fare lavori extraprofessionali, remunerati o non. Non può svolgere attività lavorativa che non sia quello di, può fare solo il militare, non può fare altra attività lavorativa. Questo lo stabilisce l'articolo 894 del codice dell'ordinamento militare. Tuttavia l'articolo 894 prevede un'eccezione, cioè tutti quei lavori, quelle attività che sono opere d'ingegno, ad esempio un militare che anche ha non so, un'attività poetica, oppure compositore, oppure non so, scrittore, o qualsiasi altra attività artistica che è opera dell'ingegno, può farlo, però deve comunque deve presentare dei contenuti nelle sue opere che non siano contro la morale dell'amministrazione che occupa del contesto militare. Non deve essere offensivo per quelli che sono i canoni e deve essere compatibile con la sua attività di militare. Ecco, quindi ci sono delle limitazioni dove poi se non vengono rispettate queste cose può andare a incorrere in sanzioni disciplinari anche gravi. In questo caso, a mio avviso, abbiamo un libro, quindi un'opera d'ingegno. Per quanto riguarda può vendere tutte le copie che vuole lui, è un'opera d'ingegno, avrà i suoi riscontri anche economici. Ovviamente pagherà le sue tasse, questo non è un problema nostro, ma se il ministro della difesa Crosetto si è, anche l'esercito si è dissociato da questo libro, evidentemente i contenuti sono abbastanza poco compatibili con il mondo militare. E Crosetto ha subito comunque attuato quello che sappiamo, c'è cioè un trasferimento per adesso, e quindi vuol dire che comunque, anche a mio avviso, queste frasi sono molto infelici. Poteva evitarle, perché lui poteva comunque esprimere tutte le sue opinioni, tutti i suoi commenti sul mondo omosessuale, sull'immigrazione, che sono argomenti seri, l'immigrazione, l'omosessualità, il mondo femminista, ambientalista, e trattare anche l'argomento delle lobby, ma con una certa forma. E invece il generale Roberto Vannacci, anche ieri l'abbiamo sentito, è molto sottile. In questo libro lui è stato abile a suo dire, ma secondo me in queste frasi si nasconde un'insofferenza per il mondo omosessuale. Secondo me, secondo la mia opinione, da quello che ho sentito e dalle frasi, perché poteva, ripeto, esternare la sua opinione senza però fare il nome di questa Paola, campionessa di pallavolo, e dire è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità. E quindi che significa l'italianità? Ok, cioè i tratti somatici non italiani, però è italiana. Vive in Italia, ha tutti i documenti, ha tutti i doveri e i diritti di un italiano. Che significa che non ha i tratti italiani? Non significa nulla. Poteva evitare soprattutto di fare un esempio del genere, ma anche per il mondo omosessuale, il fatto che lui li consideri anormale, perché per lui la normalità è l'eterosessualità. Allora, questa cosa è sbagliata proprio come presupposto, perché
Vi spiego subito perché l'essere umano, ma soprattutto il mondo della sessualità, è molto complesso. Ci sono mille sfaccettature anche per l'eterosessuale, perché non è che possiamo classificare e marcare l'individuo come eterosessuale, omosessuale, quindi l'abbiamo marcati, l'abbiamo classificati, punto. Non è così, perché anche il mondo eterosessuale ha delle sfaccettature tantissime e ogni individuo è diverso dall'altro in qualche modo. Quindi la normalità, non ha senso parlare di normalità, ha senso di parlare di orientamento, orientamenti che ci sono anche nel mondo eterosessuale. Ve ne dico una: ci sono tante coppie regolarmente sposate con figli, ma che uno dei due è omosessuale. Quante ce ne sono? Tantissime. Oppure bisessuale, o l'uno o l'altro, che continuano la loro vita matrimoniale, oppure a un certo punto si separano, e succede anche questo, e ognuno poi prende strade diverse, magari ognuno si vive la sua vita omosessuale al 100%. E quindi è inutile fare delle classificazioni in base a quello che apparentemente sembra, perché, ripeto, le sfaccettature sono tantissime e non si può parlare di normalità o di non normalità. Si può parlare di orientamenti, e gli orientamenti ci sono anche nel mondo eterosessuale. Ho parlato di omosessualità nelle coppie, ma ci può essere anche delle trasgressioni in una coppia eterosessuali. E posso pensare al mondo degli scambisti e tutte quelle trasgressioni che possono avere e apparentemente sembrare delle persone comunque con un orientamento eterosessuale, normale, come lo chiama il generale Vannacci. E per quanto riguarda l'argomento dell'omosessualità, mi preme far sapere al generale Vannacci che anche nel mondo militare ci sono persone omosessuali, e sempre più spesso capita che queste persone, senza nessun problema, si dichiarano omosessuali. Anche nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, se ricordo bene, a maggio 2023 c'è stato proprio un matrimonio di un carabiniere con un uomo, con tanto di picchetto d'onore, quindi un matrimonio celebrato con l'alto uniforme insieme al suo compagno, che non fa parte dell'Arma dei Carabinieri, ma si sono sposati liberamente. Quindi anche nel mondo militare, caro generale, ci sono questi anormali, ma definire anormali queste persone non è corretto, a mio avviso. Vede che comunque quello che mi salta all'occhio è di una persona, cioè, con delle idee rigide, che non tiene conto quelli che sono i veri aspetti della vita, e ciò mi fa comunque meraviglia, perché stiamo parlando di un uomo di 54 anni, in generale a 54 anni, e con una professione che comunque lo mette a contatto con la società in modo evidente, dovrebbe avere una certa esperienza di vita. Ma non si può classificare così rigidamente le persone, insomma. Ecco, poi anche per quanto riguarda la legittima difesa, cioè, pare che abbia scritto: perché se un ladro entra in casa mia, nella mia proprietà, se io ho qualsiasi cosa per le mani, perché non posso reagire e corro il rischio di andare in una condanna penale? Ma io dico, un generale dell'esercito, un militare con tanti anni di esperienza, ma dovrebbe sapere cos'è la legittima difesa. La legittima difesa lo prevede, la reazione se qualcuno mi entra in casa, ma ci deve essere equilibrio, cioè la difesa deve essere equilibrata all'offesa, ci deve essere un equilibrio. Non basta individuare un estraneo che è entrato in casa per ammazzarlo, cioè, sto parlando di una cosa del genere, insomma. E quindi deve essere comunque chiaro che anche per la legittima difesa dice qualcosa fuori luogo. Ecco, questi sono, a mio avviso, questo militare, questo generale Roberto Vannacci aveva voglia di
di popolarità, e c'è riuscito, è stato molto bravo, mi complimento con lui, perché cosa ha fatto? In un libro ha concentrato tutti gli argomenti che sono materia di discussione anche violente sul web soprattutto, e li ha messi in questo libro, non prevedendo realmente quello che poteva succedergli e quello che sta succedendo. Sicuramente ha previsto la polemica, sicuramente ha previsto di venire in televisione, però veramente magari non aveva idea dei provvedimenti che poi sarebbero scaturiti da questa cosa. E lo vediamo in molte trasmissioni ultimamente, e lui comunque anche ieri ha detto pubblicamente che lui non è razzista, non ha niente contro gli omosessuali, ci mancherebbe altro che non lo avrebbe detto una cosa del genere, però tra i suoi iscritti traspare una insofferenza per queste situazioni, è chiaro. Non si tratta di leggere tutto prima, dopo, allargare il contesto, leggere tutto il libro, queste frasi non vanno bene, per cui cosa dire di più? Il discorso quanto riguarda l'azione disciplinare secondo me andrà avanti, e il generale dovrà dare comunque ufficialmente, se ci sarà una contestazione disciplinare, dovrà dare spiegazioni, come comunque credo che sia pronto a dare. Che dire, quindi per quanto riguarda le lobby, poi lui parla di tratto di un fenomeno che lui chiama dittatura delle minoranze. Ecco, per le dittature di minoranze tratta soprattutto degli immigrati e anche degli omosessuali. Ha detto che praticamente molti profughi profughi, per avere tutti i documenti subito ed essere accettati in Italia, si dichiarano omosessuali, quindi è una furbata che mette in condizione di ospitare subito in modo legale tantissime persone che forse non avrebbero diritto. È evidente che quando c'è un provvedimento urgente, mi viene in mente durante un terremoto si velocizzano pratiche, lavori, mi viene in mente, non so, anche il reddito di cittadinanza come tampone alla povertà, mi viene in mente i provvedimenti di assistenza verso le persone diversamente abili, le pensioni di invalidità. È normale che in tutti questi provvedimenti c'è sempre l'imbroglio, qualcuno che tenta di imbrogliare, di truffare, di inserirsi in questi provvedimenti. Ma non significa che dobbiamo abolire le pensioni di invalidità oppure abolire interventi d'urgenza, perché bisogna solo controllare bene chi realmente ha diritto a questi provvedimenti. Quindi anche questo sì, è vero, perché in alcuni paesi noi sappiamo benissimo che l'omosessualità viene veramente perseguitata, quindi è normale che l'Italia ha messo a disposizione degli strumenti per aiutare queste persone. Realmente gli omosessuali in alcuni popoli vengono massacrati, vengono ammazzati sia dal popolo, ma anche vengono perseguiti anche dalla legge, quindi è giusto che ci siano dei provvedimenti che mettono al sicuro queste persone. È ovvio che in questo provvedimento ci scappa anche il furbo. Bisogna controllare bene, bisogna non dare la possibilità alle persone di imbrogliare, diciamo, ma sono argomenti secondo me un po' sterili. Ecco perché non lo compro il libro, perché è un concentrato di banalità, secondo me. Poteva essere interessante se trattato in un altro modo. Adesso vi dico una cosa, in conclusione, bisogna dire in conclusione perché questo libro, secondo me, è sbagliato. In conclusione vi dico che sappiamo benissimo quante teste malate girano sul web, e anche nella società, che hanno un odio
verso certe categorie di persone. Questo libro, fatto da un generale dell'esercito, in particolare da Roberto Vannacci, potrebbe, a mio avviso, incitare l'odio e quasi giustificare certi comportamenti di determinate persone, che potrebbero dire: ah sì, guarda, è il libro di Roberto Vannacci, generale, è un uomo militare dell'esercito, l'ha detto lui, quindi non siete normali, quindi possono incitare l'odio verso certe persone, verso certi argomenti, e questo non è bello, secondo me, anche se proprio perché è un militare, dovrebbe dare l'esempio invece diversamente. Ecco il punto debole di questo libro. Potrebbe incitare all'odio, secondo il mio parere. Però gli sta procurando tanta popolarità. Soldi, io credo che sia solo un successo del momento, perché per fare soldi nel mondo dei libri, nel mondo editoriale, bisogna scriverne tanti e bisogna avere sempre un certo successo. Ma che tu scrivi un libro del genere, che fa un fuoco di paglia, vendi anche tante copie, guadagni qualche soldino, però poi finisce tutto lì. Quindi ti dà un po' di popolarità, ma secondo me il gioco non è valsa la candela, perché quest'uomo comunque aveva una bella sede di servizio per qualche copia venduta, per un po' di popolarità, secondo me avrà non poche noie per la sua professione. È vero che non so quando andrà in pensione, però credo che comunque avrà a livello mediatico sarà un fuoco di paglia, anche a livello di successo per questo libro, però poi le noie professionali possono anche rimanere, perché poi sappiamo benissimo, io lo so perché comunque ho una certa esperienza in questo ambito, che il mondo militare sa essere anche molto molto sottile nel infliggere una punizione, magari anche se non fa una contestazione disciplinare, ma a modo per far sentire la propria offesa, insomma la propria non condivisione di certi comportamenti. Quando non condivide un comportamento di militare, ha modo per farsi valere, insomma gli alti ranghi militari. In questo caso abbiamo anche il ministro della difesa che si è comunque dissociato dal contenuto di questo libro, e questo non è poco. Per cui contento lui, contento tutti. Vi saluto. Alla prossima!